Tornano in Basilicata e non solo le giornate fai di primavera. Le immagini che vedete arrivano da Maratea, Borgo Castello, Monte San Biagio, dove i professori e gli alunni dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Giovanni Paolo II di Maratea ci faranno conoscere in parte questi luoghi di storia antica e di suggestiva bellezza. La professoressa Carla Petrillo. Buongiorno, come consuetudine Maratea partecipa attivamente alle aperture FAI e in questo caso ad accompagnare i visitatori troverete i ragazzi del liceo artistico, delle classi terze del liceo artistico di Maratea che nelle vesti di apprendisti ciceroni vi illustreranno un percorso fatto di arte, di storia e di natura in uno scenario incantevole. Il nostro progetto rientra tra le attività e le iniziative promosse dal gruppo FAI del Lago Negrese Pollino, delegazione ovviamente di Potenza. Non mi resta che esortarvi a partecipare e vi aspettiamo oggi fino alle 18 e anche domani dalle 10.30 alle 18. Buongiorno e benvenuti alle nostre giornate FAI di primavera. Noi siamo le classi di terze artistico di Maratea. Vi accompagneremo per un progetto fatto di arte, natura e storia. Prima di iniziare la nostra passeggiata, vi vogliamo sintetizzarvi il percorso che ci permette di essere i vostri ciceroni per un giorno. Noi alunni, facendo parte di questa associazione, vogliamo rendere voi partecipi e farvi conoscere il territorio di Maratea dal punto di vista culturale e artistico. Questa cosa che noi stiamo facendo è importante anche per noi perché ci rende effettivamente partecipi della vita sociale, economica e culturale del paese. Questo è anche importante perché noi diventiamo esempio anche per altri giovani, creando quindi uno scambio educativo tra pari. Allora, il santuario di San Biagio è il più antico tempio oggi presente sul territorio marateoto e rappresenta per i cristiani un punto di riferimento in quanto custodisce le reliquie di San Biagio, ovvero il santo patrono di Maratea. Sulla facciata esterna presenta un porticato con tre arcate, il quale venne costruito intorno al 1700, ovvero durante l'età del tardo barocco. Alla sua destra c'è un campanile, il quale ha una base quadrata e un corpo centrale ottagonale, e poi c'è una cupola cilindrica sormontata poi da una copertura conica. Nel 1941 il santuario viene proclamata Basilica Pontificia. L'edicola, che originariamente si trovava in fondo alla navata centrale, viene spostata più volte e attualmente si trova in fondo al presbiterio. All'interno possiamo trovare molti altari, due nella navata, dedicati a Sant'Antonio da Padova e alla Madonna della Sapienza. Troviamo anche un affresco del 400 della Madonna con il Bambino, detta anche Madonna del Melograno. Nel presbiterio possiamo trovare altri due altari dedicati, uno a San Macario e un altro a Santa Lucia. E poi in fondo, sulla parete di destra in alto, possiamo trovare un prestigioso organo del 600. L'attuale centro principale di Maratea è denominato Borgo, mentre la parte abbandonata posta sul monte San Biagio, dove ci troviamo in questo momento, è detta Castello. Proprio perché era fortificata da delle mura e ricca di torri. Ci sono varie ipotesi sull'origine del nome di Maratea. La più probabile è quella che indica il toponimo di Maratia, dal greco dal significato terra del finocchio selvatico. Il primo insediamento in questa zona risale al XIV secolo a.C., quando avvenne la cosiddetta colonizzazione micenea del Mediterraneo. Si stabilirono nella zona del porto attuale e iniziò ad avvenire un commercio marittimo tra i vari paesi. Successivamente, nel III secolo a.C., la zona venne abbandonata perché arrivarono i Romani e conquistarono questi territori.
Nel Medioevo il territorio di Maratea sarà oggetto di varie dominazioni, dapprima bizantine e longobarde, quindi arabe, normanne, angioine e aragonesi. Urbanisticamente, a partire dal X-XI secolo, da Maratea Superiore, il cosiddetto castello, essendo un borgo fortificato, la popolazione comincerà a trasferirsi verso il basso, costituendo l'attuale Maratea Inferiore, collocato in una zona più riparata e nascosta. Il motivo di ciò è riconducibile a motivi di maggiore protezione per il sito, ma anche all'attività agricola più agevole e fertile a valle. In questo posto straordinario, internazionale, ecco, chiediamo ad uno di questi bellissimi e bravissimi ragazzi del liceo artistico di Maratea se sono pronti anche eventualmente ad accogliere turisti stranieri e magari parlare una lingua. Sì, certamente siamo pronti. Of course we are ready to introduce the history of Maratea in English too. The construction of the basilica dates back to the period between the 6th and the 7th century AD. It began to take shape on remains of a pagan temple devoted to the goddess Minerva. The construction, after taking custody of the urn containing the relics of St. Blaise, got the actual dimension in 13th century to an enlargement and by the addition of a tower to the structure. In 1941, the shrine was awarded the title of Pontifical Basilica. Nel Medioevo Maratea fu oggetto di invasioni, iniziando dai Bizantini ai Longobardi, quindi gli Arabi, fino ad arrivare agli Angioini. Intorno al XVIII secolo terminarono le invasioni che portarono il territorio di Maratea ad avere i tratti caratteristici che adesso. We are in the era called castle, not because there was a real castle, but just because it was once fortified with towers and walls, in part still existing. The statue of the Redeemer is located on the highest point of the mountain, and it was built by Bruno Innocenti, a Florentine sculpture, in 1965. Dal Belvedere possiamo ammirare l'isola di Sandoianni, famosa per gli scambi commerciali che avvenivano tramite il garum, che era un pesto piccante ricavato dai pesci. La statua, simbolo cittadino, con la sua inconfondibile sagoma, è visibile da tutti i paesi del Golfo di Policastro. Il Cristo non rappresenta solo un forte simbolo di fede, ma nel corso degli anni è diventato una delle attrazioni più visitate. E nella giornata del FAI naturalmente non mancano i graditissimi ospiti nella nostra città, la signora Beatrice e il signor? Arsenio. Arsenio? Sì. Arsenio in italiano, invece in svizzero com'è? Arsen. Ah, Arsen, perfetto, eccoli qua, sono a Maratea naturalmente in vacanza. Allora signora, come trova innanzitutto questa nostra città e soprattutto come sono stati questi ragazzi nel... Ecco, spiegarvi questi posti storici e straordinari. Sono stati buonissimi, cioè anche lo fanno spiegare in inglese, sì. Per noi, soprattutto per lui. Sì, meglio in inglese per me che in Italia. È la prima volta qui a Maratea? No, noi ci siamo stati già più di 20 anni fa qua a fare dei giri in bicicletta. Ah. Triathlon abbiamo fatto a questa epoca e ritorna di nuovo sì. Dopo 20 anni sì. Benissimo, noi vi ringraziamo davvero tanto, buona vacanza e grazie ancora. Grazie da voi. Sì. Wie heißt das, gefällt dir? Oh ja, etwas Schweizerdeutsch. Ah, ja. Grüße Schweiz, gell? Ja. Und sì, proprio siete molto accoglienti, sì. Ci piace sempre viaggiare qua in questa zona qua. A noi piacciono le montagne e a me piace anche il mare, così io e qui ho avete tutto. Grazie, grazie. La statua ha le spalle rivolte verso il mare e il volto rivolto verso la terraferma, quasi come a vegliare sul territorio e su Maratea. In virtù della particolare configurazione del volto, a un osservatore da lontano può sembrare che, differentemente dalla realtà, il volto sia rivolto verso il mare. Grazie per aver partecipato al nostro percorso. Vi aspettiamo per le nostre nuove aperture e vi auguriamo un proseguimento di giornata da noi apprendisti Cicerone di Maratea.